Ben ritrovate e ben ritrovati a questo catalogo delle perdite e dei ritrovamenti in tempi di Covid. Oggi abbiamo una persona assolutamente speciale. È una scrittrice, è una drammaturga, è un'attrice. Una persona speciale perché lavora con persone speciali. Stiamo parlando di Teresa Petruzzelli. Teresa Petruzzelli che proprio al Teatro Petruzzelli di Bari ha presentato delle opere assolutamente innovative. Ha creato un'esperienza talmente importante che poi si è ripetuta a livello europeo. Sto parlando, per esempio, di uno degli spettacoli che ha vinto più premi ed è S'immagini malato. Uno spettacolo estremamente interessante che mette in scena l'azione di persone con disabilità mentali o altre espressioni della disabilità. Si dice diversamente abili, a me piace molto questa espressione. Oggi ci parlerà di come la scrittura, di come il teatro può aiutare a superare il trauma della malattia, il trauma dello stress prolungato al quale il Covid ci ha costretto per tanto tempo. Ci parla di come l'arte non si ammali e come l'arte aiuti a guarire. Il titolo, infatti, del suo intervento è L'arte non si ammala. Ci accompagna in questo percorso la dottoressa Erika Iacona, che, come sapete ormai, se ci seguite da qualche tempo, è esperta di temi che riguardano appunto la morte e il morire, ma specialmente la resilienza. Grazie Erika per essere con noi. E a Erika daremo la parola per la domanda finale, alla dottoressa Teresa Petruzzelli. Cara Teresa, grazie di aver Grazie a accettato il nostro voi. invito. Ti lascio la parola. Grazie. Allora, io sono, come diceva la professoressa Testoni, che ringrazio, sono una drammaturga, scrittrice e ovviamente vivo di questo lavoro, non ne ho altri, insomma. Pertanto ho dovuto interrompere, causa forza maggiore, ogni mia attività a seguito del coronavirus e in particolare il mio ultimo spettacolo, frutto di un lavoro di ben 2 anni, tratto da un mio romanzo, doveva andare in scena proprio i primissimi di marzo, proprio quando c'è stato il decreto presidenziale di interruzione di quarantena forzata per tutti gli italiani. Qualche momento così non di panico, ma come dire, un po' di messa a punto delle idee, un po' questa resistenza, no? Allo stare fermi, che per me personalmente, caratterialmente è impossibile. Chi mi conosce sa bene che non riesco a star buona, a star ferma un attimo, trovo anche scuse neanche tanto valide per andare via di casa, per non stare, ma a un certo punto mi è venuto in aiuto Marcel Proust. Ho pensato alla Madeleine, al ritrovare il tempo ritrovato. Ho morso questo dolcetto, questa Madeleine, e all'improvviso mi si è dischiuso un mondo incredibile, fatto di curiosità, di conoscenza, di tutto quello che non ho mai potuto fare per mancanza di tempo, per problemi, ma anche perché non si aveva neanche tanta voglia. In primis il mio lavoro di scrittura e di studio, a volte capita di non avere il tempo di approfondire. Io ho unito tutti questi sapori, no, che sono comparsi dopo questo tempo, attraverso questo tempo ritrovato, perché oggi sento parlare molto questo termine tempo sospeso, siamo in non tempo, ma in realtà non sono d'accordo, perché è un tempo preciso, è un tempo che dobbiamo assolutamente dedicare a noi per entrare nelle profondità. Io dico sempre per entrare nell'Ade, no? Di noi stessi. Allora, cosa ho fatto? Ho
Come progetto non ho accantonato tutto quello che stavo facendo, al di là del quotidiano, però per quanto mi riguarda il teatro e la scrittura, ho messo in cantiere, grazie anche a una rete di amici, di scrittori, un po' di idee su come poi far diventare altro, modificare il nostro lavoro, perché già ce lo dobbiamo portare alle spalle, no? Il coronavirus, già dobbiamo pensare futuro, pensare domani. Quindi c'è stato da parte mia un lavoro di grande consapevolezza. L'arte non si ammala, in realtà ho voluto, come dire, mi sono rappresentata mentalmente il nostro sistema immunitario che è fatto anche di emotività, no? di progettualità, questa forza interiore che viene nei momenti di grande sconforto o di malattia o di lutto o quant'altro. Allora, ho ripreso un po' i miei lavori, tipo un libro che ho interrotto 6 mesi fa, l'ho ripreso, però con una forza, con una volontà di scrittura per me nuove. Addirittura ho cambiato anche moltissimo nello stile di scrittura, ho formato un piccolo comitato di un gruppo di lettura, già ci passiamo questi testi che io scrivo, così anche per avere un feedback. Cos'altro? Ho presentazioni in digitale, perché no? Già con scuole virtuali. Stiamo con editori organizzando, ne ho già fatta una con grande successo, devo dire, anche mandata un po' sui social, di un mio libro, presentazione di un libro vecchio, tra l'altro, neanche nuovo, quindi è un po' come, no? Rivalutare, rivedere tutto quello che si è fatto, che non è da buttare via, io dico sempre non scade come lo yogurt, è qualcosa che resta nel tempo. Poi un'altra cosa particolare, un'idea che mi è venuta viva, fervida in questo momento, è utilizzare i miei vecchi testi, quelli anche scelti da diritto d'autore o che non ho più ripreso, vecchi libri, come dire, un po' dimenticati, no? E farne, grazie anche degli amici musicisti, delle canzoni. Sto scrivendo testi di canzoni per la prima volta nella mia vita, durante un periodo di quarantena forzata, ho questa bellissima fortuna, questa esperienza nuova di scrivere canzoni insieme a musicisti. Si pensava, tra l'altro, di utilizzare il medium radiofonico, radio e televisione, sia per gli spettacoli, che sicuramente andranno in scena non appena sarà possibile, ma con una modalità nuova, rispettando le regole. E la radio, pensavo alle vecchie trasmissioni radiofoniche, no? Oppure a quegli sceneggiati televisivi quando eravamo bambini, che ci tenevano incollati davanti al televisore. E praticamente sto rivedendo un po' tutti i miei lavori teatrali in modo da essere recuperati e rappresentati in altro modo, con altri medium. Ecco perché in questo momento non, come dire, c'è un lavoro di consapevolezza di tutta quella che è stato, di tutto quello che è stato il mio lavoro, senza buttar via nulla, senza nostalgie, come dire, vivendo anche un po' come i bambini, con grande curiosità rispetto a quello che sarà, non al di là delle mascherine, delle paure, del distanziamento sociale, pensare che ci sarà un nuovo modo di essere. E questo, dal punto di vista mio, personale, caratteriale, come persona, mi incuriosisce molto. Guardo in avanti. Ecco, questo era un po' la mia vita. Poi chiaramente il quotidiano, quello che non si riesce a fare, sto imparando cose nuove in cucina, e questo fa parte anche del mio bagaglio personale. Rivedo i rapporti con i miei cari, con i miei amici, è un po', diciamo, devo dire che non, questo tempo sospeso per me è il tempo della consapevolezza, quindi non mi dispiace. Che bello! L'impressione che mi dai, Teresa, è quella di un decollo. Non che tu prima dovessi o fossi a terra, perché già stavi volando e volando anche molto in alto, anzi ti stavi apprestando appunto al lancio del tuo ultimo lavoro. Però in questo caso è come se tu dovessi decollare in un altro modo.
e quindi come se fosse un volo diverso dal precedente e che poi includerà quello che hai dovuto in qualche misura cambiare e modificare. Sono certa che Erika, che ama moltissimo, lei a Erika piace molto l'arte terapia e tra l'altro utilizza le espressioni artistiche per l'intervento specialmente con chi soffre e con chi soffre per il lutto. Erika avrà sicuramente una domanda da porti. Sì, io volevo chiedere quali sono le sue reali paure rispetto al futuro della professione che lei svolge. Allora, c'è da dire che l'ambito artistico è sempre stato, nel corso dei decenni in Italia, soprattutto al sud, ma credo sia generalizzato, un po' troppo, diciamo, penalizzato dal punto di vista anche dei fondi. Pensiamo per esempio al FUS, al Fondo Unico per lo Spettacolo, a quanto sia complicato per gli artisti, per sia del campo musicale che teatrale, andare avanti, insomma, proporre progetti e avere finanziamenti. Ecco, io ho questo timore, al di là della positività del decollo, no? Come diceva, questo continuo decollare, come diceva la professoressa, ma in realtà io ho un po' di timore che la nostra professione venga un po' sminuita, un po' si deprezzi, perché purtroppo il denaro, l'economia, non serve soltanto per vivere, non ci dà solo da vivere, ma dà peso, dà consistenza, dà dignità. Ecco, la mia paura è che un po' per le problematiche sociali, economiche, sicuramente a cui sicuramente andremo incontro, possa essere un po' sminuito e avvilito tutto il nostro indotto, tutto il nostro comparto, che è complicatissimo e c'è tantissima gente che lavora con grande sacrificio. È circoscritta a questo il mio timore più che altro. Ecco, grazie per questa indicazione, quindi speriamo che ascoltino i politici, coloro che hanno potere, ma anche coloro che hanno disponibilità per fare in modo che l'anima dell'Italia, che è appunto artistica, sostanzialmente l'anima che ci caratterizza è quella dell'estetica, della bellezza e la riflessione sul sublime, sul quello che abbiamo da dire proprio attraverso l'arte, costoro sappiano rafforzare invece che indebolire questa anima e questo messaggio che sicuramente deve essere assolutamente valorizzato, specialmente per superare la crisi, perché l'arte non si ammala e addirittura fa guarire. Quindi il nostro paese, grazie all'arte e con l'arte, può venirne fuori più forte e più importante di prima. Grazie a Erika che ci ha accompagnato e noi ci diamo un appuntamento per la prossima puntata.